Chi è? Ha ucciso. Lo impiccheranno a giorni. Ma non è che è un ragazzo. Che vuole, Don Bosco? Sono abbandonati a se stessi. È questa la verità. No! Ragazzo, vieni qui. Mi aiuti. Sì, Piero. Mi conosce? È tutta la vita che ti conosco. Come? Mi basta sapere che sei giovane per volerti bene. Mi faccio uscire di qui. Sì, ti farò uscire. Ma dopo? Dopo dove andrai? Non hai nessuno. Ti terrò con me. Saremo amici. Insieme faremo grandi cose, vedrai. È la ferma promessa di un giovane prete, Don Bosco, giudicato dai più come visionario, ingenuo, esaltato e persino pazzo. Vengo dalla campagna, a 30 chilometri da qui. Alla tua età io facevo il guardiano di mucche. Sono figlio di contadini e nella cascina dei becchi ho passato la mia infanzia. Mio padre è morto quando io avevo 2 anni. Mia madre, da sola, ha allevato me e i miei 2 fratelli, Antonio e Giuseppe. Era molto lunga allora la giornata del contadino. Ci si alzava al canto del gallo in piena notte e si tirava avanti fin dopo il tramonto. Ricordo ancora la mia casetta sconnessa, piena di freddo. Giorno dopo giorno io, Giuseppe e Antonio aiutavamo la mamma rubando alla terra il diritto di vivere. Al sorgere del sole eravamo già zeppi di sudore, con la schiena spezzata dalla fatica. E fa presto con quell'acqua? Tieni. No, grazie. No, grazie, Giovanni. Ad ogni Angelus, ricordo bene, mia madre si fermava a pregare, ovunque si trovasse. Da lei ho imparato a pregare. Facevo il contadino, ma sognavo altre cose. Quando portavo la mia mucca al pascolo, avevo sempre con me qualche libro che leggevo avidamente. Antonio, mio fratellastro, lavorava molto, ma era un carattere chiuso, appartato. Odiava i libri e riteneva lo studio tempo rubato al lavoro. Era molto difficile vivere con lui.
ce li hai i libri oggi? Io sono diventato grande e grosso senza tanti libri. Anche il nostro asino è grande e grosso. Basta, smettetela, sempre a litigare voi due. Dai, Giovannino, adesso è ora di andare a dormire. Ancora una pagina, mamma. Ancora una pagina, mamma. Tanto c'è Antonio che lavora, eh? Appena ottenuta la facoltà di lasciare... La stalla era il nostro luogo di ritrovo nelle lunghe serate invernali. Si riposava così, uomini e animali. Qualche parola, molto silenzio, antiche storie popolari, il rosario. Io volevo studiare, andare a scuola, ma Antonio non ne voleva sapere e in casa nostra non c'era più pace. E tu chi sei? Mi manda mia madre, Margherita Bosco. Se avete bisogno di un garzone, io... Oh, povera Masna. Luigi è il figlio di Margherita, chiede un po' di lavoro. Possiamo tenerlo con noi? Ma non è questa la stagione per prenderlo. Oh, ma Porcita, fa tanta pena. Va bene, allora fa tu che Grazie, sei. Luigi. Come ti chiami? Giovannino. Su, vieni, Giovannino, che ti do subito qualcosa di caldo. Avrai freddo con tutta la strada che hai fatto. Vedrai, qui starai bene. Mamma, Duerta, è il figlio di Margherita dei Becchi. Oh, Porcit, venga Andrì. Vieni, vieni dentro. Giovannino, ricordati che sì. Dio non ci abbandona mai. E adesso vai. Ciao. Ho lasciato mia madre e la mia casa con un nodo alla gola. Ho vagato per la campagna tutto il giorno. Fino a che non mi sono trovato alla cascina Moglia. E tu chi sei? Mi manda mia madre, Margherita Bosco. Se avete bisogno di un garzone, io... Oh, povera Masna. Luigi è il figlio di Margherita, chiede un po' di lavoro. Possiamo tenerlo con noi? Ma non è questa la stagione per prenderlo. Oh, ma Porcita, fa tanta pena. Va bene, allora fa tu che Grazie, sei. Luigi. Come ti chiami? Giovannino. Su, vieni, Giovannino, che ti do subito qualcosa di caldo. Avrai freddo con tutta la strada che hai fatto. Vedrai, qui starai bene. Mamma, Duerta, è il figlio di Margherita dei Becchi. Oh, Porcit, venga Andrì. Vieni, vieni dentro. Quello del contadino è spesso un lavoro solitario, ricco di silenzio. C'è modo di liberare la fantasia, di riflettere. Una domanda tormentosa occupava tutti i miei pensieri. Che farò nella vita? Nessuna risposta era soddisfacente. Che avesse ragione Antonio. Ai poveri spetta solo di lavorare. E se un povero osasse sperare?